quasi 11.000 spettatori alla Recchi di Salerno per Salernitana Pisa, una trentina giunti dalla città toscana. Riaprono i distinti dopo 3 anni, spettacolo in curva sud. Salernitana in maglia granata, Pisa in maglia chiara. E la Salernitana rientra a Foggia, arma guida l'attacco dei toscani, allenati da Menichini. Parte subito bene la Salernitana. Foggia apre sulla destra dove va Mendicino, il traversone dell'ex laziale. Pellegrini strattona Fofana, non arriva su Volpe che al volo col sinistro in diagonale beffa Provedel. 1-0 dopo 9 minuti per la Salernitana, la rete di Volpe. Certa la difesa toscana nella circostanza e c'era forse un fallo anche su Fofana. Replica il Pisa con questo calcio d'angolo. La palla arriva a Mingazzini, il traversone, ci mette la testa Rozio, palla oltre la traversa al 10° minuto. Recupera palla Pestrin, oggi non al meglio per problemi muscolari. Apertura a sinistra per Mendicino, ma l'arbitro interrompe l'azione non accordando il vantaggio per il fallo su Pestrin. L'arbitro Rapuano di Rimini. Ancora Foggia, sembra l'azione fotocopia del gol, il traversone di Mendicino sul secondo palo. Volpe stavolta incredibilmente manda sul fondo al quarto d'ora. Poi Perpetuini, 21esimo, la comoda parata di Provedel. Si fa vedere per la prima volta il Pisa con questo calcio di punizione, il sinistro di Sabato, pallone di poco al lato, l'apertura di Perpetuini. Scalise, il traversone della tre quarti, Fofana forse strattonato, siamo al 40esimo, va giù, tutto regolare per l'arbitro. Ancora Perpetuini nei minuti di recupero al 47esimo, Provedel in calcio d'angolo. All'intervallo si va dunque sull'1-0 per la Salernitana che ad inizio ripresa sostituisce Pestrin, problemi muscolari per lui, con Francesco Montervino. Praticamente non cambia nulla. 4-2-3-1 dei Granata contro il 4-3-2-1 del Pisa. L'uscita di Gori sulla testa di Arma, un po' in ombra. Volpe, palla sul sinistro, la conclusione. Il pallone si abbassa, Provedello battezza fuori. Un brivido per la difesa toscana al 18esimo di questo secondo tempo. Ancora Volpe, ancora il sinistro, Provedello è sempre pronto. 19enne portiere scuola udinese. Ora il Pisa dà il meglio di sé in questa fase della ripresa. Bollino è entrato in campo, si guadagna questo calcio di punizione. La battuta di Sabato, la parata di Gori, insiste ancora Bollino, palla dentro, Arma, il diagonale, salva Scalise su Mannini, il calcio d'angolo, la deviazione di Arma. Mendicino appostato sulla linea di porta ribatte, sempre al 28esimo, se ne va Mannini, palla in mezzo, Gori attentissimo, ottima gara per il portiere della Salernitana. 4 i minuti di recupero, attenzione, un errore di Tuia consente alla squadra ospite di andare alla conclusione con Mannini al 47esimo, ma non c'è più tempo, la Salernitana vince 1-0, festeggiano gli 11.000 della Recchi, si abbracciano i calciatori in mezzo al campo, i calciatori della Salernitana che domenica saranno di scena a Prato.